un grande secondo tempo, ha perso meno palloni sulla riconquista, ogni qualvolta abbiamo riconquistato, siamo andati convinti per far gol perché c'era una partita da vincere e l'abbiamo vinta meritatamente perché la squadra ha fatto bene. Poi poteva vincere anche la Sampdoria perché un metro di fuorigioco, il gol, e anche loro hanno attaccato sempre, sono stati sempre, tutte e due le squadre hanno giocato una grande partita. Sempre con la ricerca della vittoria, è stata una partita con continui ribaltamenti di fronte, con tante emozioni, con tanti episodi importanti, per cui bella partita, siamo contenti di averla portata a casa perché è una partita giocata sul filo di lana, proprio di quelle senza risparmiare niente. Sono a favore del VAR per quanto riguarda episodi o no, l'altro giorno ho detto secondo me era calcio di rigore, stasera dico che hanno scelto bene, hanno fatto bene a annullarli i due gol perché sono da annullare, perché così mi è stato detto perlomeno, più o meno il primo gol è in fuorigioco, anche se di poco. Però un pochettino è di là, dipende poi qual è la regola, non lo so, non mi interessa neppure perché il mio lavoro è quello di far alzare il ritmo alla squadra, come è successo poi in questa seconda parte. Se noi avremo quell'atteggiamento lì, è chiaro che un episodio che ti gira a favore o che ti gira a sfavore non sarà determinante per il risultato. Perché noi riusciremo ad essere più cattivi di quello o più determinati di quello che sarà quell'episodio lì. Che la squadra ha giocato con determinazione fino da ultimo, ha fatto le cose fatte bene sempre, non si è risparmiata, è entrata in campo con il chiodo fisso, devo vincere questa partita perché ho perso dei punti in precedenza, per cui bisogna arrivare a recuperare su dei campi importanti contro squadre che giocano un grande calcio come questa Sampdoria. Io ho detto ieri in conferenza stampa, affrontare in questo momento qui la Sampdoria equivale ad affrontare il Tottenham, la Sampdoria in campionato equivale ad affrontare il Tottenham in Champions League, cioè il massimo che ti puoi trovare davanti. Come forza e come organizzazione, perché poi la forza la fa sempre la disponibilità e la voglia dei calciatori.